Sei un libero professionista tecnico? E non sai che le assicurazioni funzionano in base al principio della mutualità? Allora questo video fa proprio per te! Mi presento, sono Cristina Marsetti, ingegnere dal 94, diventata broker assicurativo nel comprendere i difficili concetti che si celano dietro i testi di polizza e non trovando un intermediario che parlasse il nostro stesso linguaggio tecnico, a cui poter affidare la mia serenità e quella della mia famiglia. Le assicurazioni funzionano sulla base del principio della mutualità, ovvero il trasferimento di un rischio individuale su una collettività. Se ad esempio hai paura che un ladro possa entrare a casa tua, oltre a mettere la porta blindata e l'allarme antifurto, puoi stipulare una polizza furto. Tu, ad esempio, pagherai un euro all'impresa di assicurazioni per essere ripagato del valore delle cose rubate fino a un massimo di 100 euro, ad esempio. Ma come fa l'impresa di assicurazione a pagare fino a 100 euro se tu le dai solo un euro? La compagnia vende le polizze alle molte persone che vogliono acquistare la tranquillità di essere protette, per esempio in caso di furto. In questo modo, tutti gli assicurati contribuiscono con il proprio premio a costituire una somma di denaro che l'impresa userà per pagare il danno all'assicurato a cui si verifica. In pratica, chi stipula una polizza sceglie di pagare oggi una piccola somma per trasferire all'impresa di assicurazione il rischio di pagare in futuro una somma maggiore se il sinistro temuto si verifica. E se non si avvera, molto meglio. Immaginiamo che gli assicurati siano 1000. L'impresa ha messo da parte 1000 euro per mantenere le promesse fatte. Ma non tutti verranno derubati. E non è detto che il valore delle cose rubate sia sempre di 100 euro. Ipotizziamo che i furti ammontino complessivamente al valore di 500 euro, che l'impresa dovrà pagare per assolvere al contratto. Tolte le tasse, le rimangono quindi circa 300 euro per coprire i costi della propria organizzazione ed avere un profitto. Eh sì, è fondamentale che l'impresa di assicurazione abbia un profitto da distribuire ai propri soci, perché non è una onlus. Se non avesse nessun guadagno, alzerebbe il costo della polizza. Oppure il massimo risarcimento per il medesimo costo non sarebbe più 100 euro, ma più basso. Oppure potrebbe anche decidere di non vendere più la garanzia furto. E addio serenità! E considera anche che per aumentare i suoi profitti l'impresa di assicurazione proverà sempre a non risarcire i sinistri. In questi casi potrà aiutarti solo il tuo intermediario. Proteggi sempre la tua serenità e quella della tua famiglia affidandoti ad un intermediario esperto, non ad uno qualunque. Mm-hmm.